Bella a tutti i miei slime, Squialb, bentornati nel mio canale. Eccoci qui con un nuovo episodio di For The Youth e oggi andiamo ad ascoltare Consumazione Personale di Lil Busso. Come al solito, per chi non lo sapesse, devo spiegare cos'è questo format, ma vi lascio il minutaggio in cui incomincia la reaction, così potete skippare. Essenzialmente è un format pensato per gli emergenti, nel senso che voi mi mandate i vostri pezzi e io li reacto dicendo quello che ne penso, chiaramente come al solito in maniera molto sincera, cercando anche magari di dare qualche piccolo consiglio per quello che appunto posso dare. Attualmente usciranno altri 3 video così, reaction singole credo, e dopodiché avevo l'intenzione di fare episodi mensili, per esempio una volta al mese, ogni 2 mesi in base anche alla richiesta, raggruppo 5-6 singoli e li reacto tutti insieme. Attualmente ho già un paio di richieste, quindi se siete interessati scrivetemi subito sui social, così magari chiudiamo il primo gruppone e lo possiamo reactare. Chiaramente trovate tutti i link in descrizione qui sotto. Detto questo, possiamo anche parlare di Lil Busso e la sua Consumazione Personale. Questo è un singolo uscito questo venerdì. Da quanto ho capito lui non droppava più o meno da un annetto. L'anno scorso è uscito il suo album Sbagli di Proposito, l'anno prima ancora un altro. È un ragazzo che infatti sta già nel giro da diverso tempo. Sicuramente se conoscete 13 Pietro ne avrete sentito parlare, molto probabilmente avrete anche ascoltato qualche loro collaborazione. Nel mio caso, un po' come Praci, io non ho mai ascoltato nulla di suo. Chiaramente qualcosa ogni tanto l'ho sentita, perché vuoi non vuoi il pezzo che ti mette l'amico in macchina e via dicendo, capita che insomma qualcosina mi è passata sotto l'orecchio, però io personalmente non ho mai schiacciato play a una sua traccia su Spotify e infatti diciamo che ho una mezza idea su quello che potrebbe essere il suo stile, però non un pochino vaga insomma. Senza perdere troppo tempo andrei subito ad ascoltarmi la canzone e poi ne parliamo un po'. In giro da un paio di anni pochi passano i fatti, sei parte di loro. Ok, quanto birro metti a posto perché non ho un cazzo. Il ritornello è molto carino. Personalità, mi dispiace, non la posso prestare. Ok, bella la produzione. Se non dovrei farlo, come sempre. Neanche se l'avessi, è consumazione personale, nulla di personale. Perché so bene che farebbe lo stesso, la famiglia non si tradisce mai. Ho già dimenticato quando ora. Bello il flow. Che la vita fosse rose e fiori. Vera e le porte chiuse, ma saranno loro poi a doverti richiamare. Ehi, mentalità. Molto simpatica, mi è piaciuta. E direi che subito dal primo ascolto si capisce un po' quello che è il concept della canzone. Cos'è la consumazione personale? Essenzialmente quei grammi di erba che magari, o di qualsiasi altra cosa da fumare che puoi avere addosso, su cui di regola, per esempio in altri stati in cui magari è legale, non ti cacano il cazzo perché appunto è uso personale, nel senso tu ce l'hai per te, non la stai vendendo. Chiaramente in Italia non è legale, quindi diciamo che questo discorso lo si potrebbe fare con l'erba, diciamo quella col CBD, però immagino che in questo caso comunque non si riferisca a quel tipo di erba. Il ritornello secondo me è super catchy, ti entra subito in testa e diciamo che già dalla seconda volta che parte ti viene voglia da cantarlo. Per esempio proprio l'ultima barra: e anche se l'avessi è consumazione personale, nulla di personale. Cioè tutte queste anche assonanze a livello di suono, il ripetere la parola personale 2 volte però con 2 significati diversi, secondo me ti entra subito in testa. E ciò è dovuto anche alla produzione, che l'ha fatta un certo Sed che io non conoscevo, che secondo me è stato molto molto bravo. Diciamo sia allo stile di Busso che con Sed si sono mischiati molto molto bene. Sono d'accordissimo anche sul concept della canzone, perché allora io posso capire chi la vende, chi la spaccia e fa un danno a tutti gli effetti allo Stato, ma perché dovete cagare il cazzo a dei poveri cristiani che si vogliono fumare una canna, che cazzo ne so, in riva al mare o ovunque loro siano? E collegandoci a questo, in realtà si potrebbe fare anche un piccolo discorso sulla legalizzazione dell'erba in generale, delle droghe leggere, perché se tu le legalizzassi, tutti questi soldi che noi diamo magari appunto allo spaccino di turno, in generale alla malavita, li daremmo allo Stato e quindi secondo me si arricchirebbero e non poco. Però vabbè, questo è un altro discorso. Per il resto, cosa possiamo dire di Lil Busso? Sicuramente anche in questo caso lui sa rappare anche molto bene. Vi ho detto quel gioco di parole nel ritornello, ma ce ne sono altri anche durante il testo. Poi all'inizio della seconda strofa c'è una citazione a un suo vecchio pezzo: una ragazza un giorno mi ha spezzato il cuore, ci sono giorni in cui devi starmi lontano, colpa dei miei sbalzi d'umore. Quindi questo lo so grazie a Genius, perché come ho detto lui non lo conoscevo, però sicuramente una cosa molto figa. Poi, visto che da quanto ho capito, credo proprio che a questo punto Lil Busso sia un fumatore, gli sbalzi d'umore si potrebbero anche insomma riferire al fatto proprio di fumare l'erba, perché non è un segreto che comunque la marijuana
marijuana, quando insomma la inizi ad usare ogni giorno per un lungo periodo, può accentuare dei disturbi che magari tu hai già. Esempio per capirci al volo, se sei un soggetto ansioso per esempio e capita che fumi erba costantemente per 1 o 2 anni, quest'ansia potrebbe crescere, così un po' come anche magari gli sbalzi d'umore. Facendo un piccolo recap finale, il pezzo ci sta perché comunque è catchy, ti entra in testa, il ritornello ti entra in testa ed è la cosa più importante alla fine di una canzone che vuole essere una hit. La produzione è molto carina perché appunto riesce a, come dire, a completare la voce di Lil Busso anche con questo ritmo incalzante, e non so se i due avevano già collaborato, sono amici da una vita, ripeto, non è un artista che seguo troppo, però comunque è una coppia che ha funzionato. Lui sa rappare perché comunque ha fatto delle rime fighe, anche delle belle punchline. In altre parole, secondo me questa canzone ci sta, è valida. Voi cosa ne pensate? Vi è piaciuto questo singolo? Conoscevate già Lil Busso? Siete in hype per un suo prossimo progetto? Cosa ne pensate di lui? Fatemi sapere tutto questo qui sotto come al solito con un commento. Se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un mi piace. Nel caso in cui non lo foste, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Se lo siete già, invece attivate la campanellina così non vi perdete ogni tipo di video che carico. Qui sotto in descrizione trovate tutti i miei social, l'account TikTok, ma anche Instagram o Facebook dove mi potete contattare, insomma, per collaborare. Il canale Telegram, mi raccomando, entrate in tanti, ma anche le mie playlist, rap italiano, rap americano e tante altre. Condividete questo video con quanta più gente volete e potete. Noi ci vediamo ad un prossimo slap.